Alla fine è giusto così. Il boemo resta, si fa per dire, a Roma, a combattere con i fantasmi di un lontano passato e gli incubi di uno recente. Alle prese tra grane economiche, cavilli contrattuali e in cuor suo con la speranza di essere richiamato. Da chi non si sa. Siamo spiriti, spiriti. Sì, perché la Roma è in piena emergenza su tutta la linea dirigenziale e decisionale, fino ad arrivare alla contestazione per il restyling del nuovo logo. Questo stemma è una merda, pare quello delle bancarelle. Fare quello delle bancarelle sto stemma. È una vergogna. Non va bene sto stemma. Aiutate, c'è lo stemma nostro. Ti lasciamo lì, boemo, nel caos. Dall'abbraccio iniziale che ti hanno fatto. Abbiamo già vinto! Dai. Vinceremo il tricolore. Dai. Fino a questo finale di stagione. D'altra parte, se veramente volevi tornare, l'avresti fatto subito. Un progetto a fine carriera, con una società che si accingeva di nuovo a zemanizzarsi e a costruire anche un nuovo centro sportivo per farti guidare la prima squadra e poi magari farti continuare a stare con noi con un ruolo dirigenziale, ad insegnare calcio, in quella che di fatto tra pochi mesi diventerà la nuova cantera biancazzurra, non lo trovi da nessuna parte in Italia. Ti lasciamo a Roma senza problemi. È vero, ti abbiamo inseguito e ti abbiamo voluto bene, e molto. Purtroppo, e lo dico con malincuore, tu non hai ricambiato. Le strade si dividono qui definitivamente. Il libro della storia biancazzurra è bello, ma ha anche tantissime pagine ancora bianche sulle quali dobbiamo scrivere molti altri capitoli gloriosi. Si apre un progetto nuovo all'orizzonte. Un allenatore importante per una piazza importante. Un progetto pluriennale per costruire il Pescara del futuro. Bello, solido e vincente. Una bandiera come Giorgio Repetto, garante dell'amore per questi colori e grande conoscitore del pianeta calcio. È una campagna abbonamenti che di fatto vuole scusarsi per quello che purtroppo abbiamo vissuto nella recente sciagurata Serie A. Ed ora anche i ricordi, piacevoli e non, restino tali. Nessun paragone col passato. A Pescara solo chi ha voglia di lavorare, sudare e rispettare la nostra maglia. Perché essa, la storia lo insegna, regala tantissimo. L'incubo è finito. Davanti a noi un nuovo giorno. Ora svegliamoci e ripartiamo. È arrivato il marino. È arrivato il marino. È arrivato il marino.